Le forze ribelli siriane respingono la proposta avanzata dalla Russia. Annunciamo il nostro rifiuto definitivo dell'iniziativa di pace russa sulla custodia internazionale degli arsenali chimici. Chiediamo, dice il generale Salim Idris, che la comunità internazionale non si accontenti del ritiro delle armi chimiche, che sono degli strumenti criminali, ma che punti ad assicurare che il responsabile del loro uso sia portato davanti alla Corte Criminale Internazionale. Il generale disertore ha affermato che i paesi solidali con la rivolta antiregime devono sostenere con maggiori quantità di armi i ribelli, perché questi possano continuare a liberare il paese. In effetti le forze anti-Assad sono in difficoltà in molte zone del paese dove prevale l'esercito di Damasco. Sul versante diplomatico c'è attesa per la riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU che dovrà valutare la proposta di Mosca. Dal canto suo, il Senato statunitense ha rinviato il voto sull'intervento militare. Il conflitto siriano, iniziato 2 anni e mezzo fa, ha finora causato più di 100.000 morti e almeno 2 milioni di profughi.